Coraggio Salerno ha annunciato ufficialmente l'intenzione di scendere in campo alla prossima competizione elettorale. La giusta collocazione è a sinistra, però siete alternativi all'amministrazione Napoli. Quali sono i vostri obiettivi? Ma sicuramente il nostro primo obiettivo è quello lì di creare consapevolezza tra le persone, quindi far rendere conto alle persone che è possibile cambiare la città attraverso anche questa nostra azione elettorale. Non ce lo siamo posti come primo obiettivo e sicuramente non come traguardo finale, è sicuramente un momento di passaggio che noi vogliamo utilizzare come uno strumento per amplificare meglio la nostra voce, per veicolare meglio i nostri messaggi. Sicuramente il nostro campo è quello del civismo, vogliamo privilegiare tutte le esperienze che hanno a che fare con l'associazionismo, che hanno a che fare col mondo dei comitati, con chi quotidianamente crea attivismo all'interno della città, quindi si pone delle domande e prova a dare delle risposte collettive insieme alle persone, chi fa i comitati, chi fa le associazioni ambientaliste. Se dovessi definirla come area, sicuramente un civismo progressista ed ecologista, perché l'ecologismo è centrale, come è centrale la cultura, per ripartire all'interno della nostra città. Coraggio Salerno è un movimento giovane, sia per età anagrafica dei partecipanti che come nascita. Come è uscito fuori questo movimento? Ancora prima di annunciare la discesa in campo, perché prima è nato il movimento e solo recentemente avete annunciato la candidatura. Sì, allora, Coraggio, lo dice stesso il nome, nasce dalla voglia di riscattarsi, quindi di fare un passo in avanti per creare le possibilità alle persone, specialmente ai nostri coetanei, perché parte da un gruppo di giovani, di rimanere in questa città, quindi la creazione dell'opportunità che fino ad oggi riteniamo non ci sia stata o comunque non sia stata quel che può far rimanere le persone qui nella nostra città. Spesso i nostri amici vanno via per lavoro, per studio, un po' da questa sensazione di frustrazione dovuta alle loro costrizioni di partenza nasce la voglia di prendere coraggio e vogliamo contagiare in questo senso anche la cittadinanza con questo coraggio. Inizialmente nasce da quello che avviene tutti i giorni. Tutti i giorni ci sono persone che nei quartieri, nelle sedi associative, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro lavorano affinché ci possa essere una città più giusta, più aperta, più inclusiva. Abbiamo detto mettiamoci insieme, abbiamo detto creiamo un movimento che si nutra sostanzialmente delle esperienze, delle competenze, delle energie di tutte queste persone e effettivamente dopo un lancio online è andata bene perché ci siamo resi conto che più di 100 persone hanno deciso di aderire a questo progetto e di lavorarci. Quindi in mesi di pandemia hanno deciso di stare magari attaccati ad un computer per lavorare in laboratori, in gruppi di lavoro. E da qui poi è maturata la decisione di partecipare alle elezioni che ci dovrebbero essere ad ottobre del 2021. La politica oggi sembra tenere fuori sempre di più i giovani ed è proprio in questa fase pandemica abbastanza delicata che voi ci siete, avete dimostrato di esserci. Siete partiti dagli incontri online per poi ritrovarvi sabato scorso al Porticciolo di Pastena. Per voi non è stata una scelta casuale, ma un luogo simbolo, come avete più volte spiegato. Sì, abbiamo scelto il fronte mare, abbiamo scelto diciamo il punto di partenza per un cambiamento all'interno della nostra città che deve essere per forza il mare, deve essere per forza la risorsa e la ricchezza più grande che abbiamo. La bellezza della nostra città è proprio nel fatto di essere bagnata da questo mare e deve ricordarselo questa città, dobbiamo ricordarcelo perché deve ritornare ad essere una risorsa. Siamo giovani sì anagraficamente, ma ci sono anche persone che anagraficamente non lo sono, ma lo sono nella mente, nelle proprie energie. Lo diciamo spesso, il più giovane dei nostri iscritti ha 17 anni e il più anziano ne ha 81. Quindi è un arco temporale molto molto ampio che però ritrova gli stessi elementi, quindi quelli di voler cambiare, di voler guardare ciò che c'è fuori dalla nostra città, prendere il buono e il positivo e portarlo nella nostra città per farla ripartire.
E abbiamo scelto il Porticciolo appunto per queste motivazioni qui, ma la nostra intenzione è di andare nei parchi, di andare nei quartieri, anche nei rioni collinari, nei rioni periferici, cioè quindi fare una specie di tour che tocchi tutta la città e da questo poi creare gruppi di persone che si interessino e che si prendano cura dei propri quartieri. Causa pandemia le elezioni amministrative sono state rinviate a cavallo tra il 15 settembre e il 15 ottobre. La parola d'ordine in questa fase non è nomi ma programmi, da dove bisogna ripartire per restituire dignità e decoro alla città capoluogo, anche perché una delle vostre battaglie è proprio il decoro urbano. Sì, diciamo che più che decoro urbano è la rivalutazione di quello che c'è e che non viene sfruttato. Quindi rigenerazione di strutture, spazi, luoghi che non sono vissuti dalla popolazione perché non si crea socialità e non si crea progettazione attorno a quei luoghi. Ripartire da quelli significa valorizzare quello che c'è, che spesso viene dimenticato, magari cade nel dimenticatoio e non si guarda più ad alcuni luoghi che poi sono delle risorse, sono delle ricchezze, se solo si programmasse attorno a quelli. Quindi il nostro primo punto è sicuramente questo, non solo i luoghi ma anche le persone. Un'altra cosa fondamentale sulla quale stiamo lavorando è la creazione di una città che cura, quindi una città che sia in grado di prendersi cura di se stessa a partire dalle persone più fragili, dalle tante vulnerabilità e le tante marginalità che ci sono nei quartieri. Penso a quartieri all'interno dei quali i servizi scarseggiano, quindi parliamo di sportelli, parliamo di semplici punti informativi, parliamo di uffici comunali che, come nel caso di Mariconda, come nel caso di Fratte, vengono chiusi per scarsezza di personale e non c'è la capacità di creare riferimenti. Le persone hanno bisogno di sentirsi vicine all'istituzione che amministra il territorio, sentirsi vicine ed essere accompagnate, quindi percorsi di reinserimento sociale per chi è in difficoltà. In questa pandemia lo abbiamo visto, ci sono centinaia di famiglie che richiedono il buono pasto, centinaia di famiglie che fanno le file per le mense e per il banco alimentare. Ciò significa che in maniera molto silenziosa ci sono persone che soffrono e che hanno bisogno di essere accompagnate e affiancate in un percorso di ritorno al centro della società. E quindi altro punto importante è quello dei riferimenti di quartiere, dei centri di prossimità. La prossimità è sicuramente una delle parole d'ordine che abbiamo messo al centro delle nostre riflessioni e dei nostri programmi, che saranno anche programmi elettorali. La partecipazione, si fa tanto parlare degli istituti di partecipazione che sono uno strumento tra le mani degli enti locali e che devono essere però resi attuativi. Parliamo da tanto dell'istituzione della consulta della sanità. La consulta della sanità ha visto qualche anno fa, un paio d'anni fa, assenso da parte di tanti consiglieri comunali, ma poi non è mai stata resa effettiva. Non dico che ci avrebbe salvato dal Covid, dalla pandemia, ma sicuramente ci avrebbe dato l'opportunità di gestirla in maniera diversa. Pensiamo ad associazioni, sindacati, personale, dirigenti, pazienti che partecipano in un organo di partecipazione e sono in grado di dire: l'assistenza domiciliare è una necessità, per esempio, oppure in un determinato quartiere c'è una situazione di criticità, dobbiamo intervenire lì. Avrebbe reso il tutto forse più alla portata di chi appunto viene coinvolto sia dal punto di vista lavorativo sia dirigenziale sia dal punto di vista dell'utenza nel servizio sanitario sul territorio. La medicina territoriale è una cosa importantissima. Un sogno sarebbe quello della creazione delle case della salute all'interno dei quartieri. Sicuramente la competenza non è direttamente comunale, però può essere un esperimento da far partire il raccordo tra più enti locali, comprese le aziende sanitarie locali. E questo è un punto importantissimo. La cultura è un altro punto importantissimo. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che si chiama La Città Aperta. La città aperta l'abbiamo chiamata così perché siamo consapevoli del fatto che una città acculturata, una città che produce occasioni di incontro e di scambio culturale, è una città che si apre al mondo.
quindi è in grado di accogliere chi viene da fuori anche da un punto di vista turistico, è in grado di dire il mio turismo si basa sulla cultura, quindi si basa sulla storia, si basa sull'identità, sulla scuola medica salernitana, ma come su tante altre fasi che ha attraversato la nostra città nella storia, non ultimo il Novecento dimenticato, un Novecento in cui la città di Salerno è stata polo industriale e poi ha disperso tutto quello che era il proprio potenziale e non è stata in grado di rivalutare i luoghi, qui ritorniamo sui beni comuni, sugli spazi, sulle strutture, non è stata in grado di dire di quei luoghi io ne voglio fare una risorsa per il futuro. Esempio su tutti, le Marzotto. Marzotto, uno scheletro, diciamo, dell'industria del Novecento per il nostro territorio, non sono diventate luogo di scambio, di co-working, di opportunità per i giovani, una cosa che a Berlino, a Lisbona è stata capita, dobbiamo iniziare a farlo anche sul nostro territorio. Per non parlare di tutti i siti che tra il centro storico alto e altre zone della città sono abbandonati a se stessi. E quindi la cultura, ma una su tutte è sicuramente l'ecologia. La riconversione di cui si parla tanto sul piano globale e nazionale, la transizione ecologica deve essere condotta anche sul nostro territorio. Siamo una città di mare, abbiamo fatto le spiagge, dobbiamo fare il mare. Abbiamo una crisi ambientale per quanto riguarda i nostri corsi d'acqua e per quanto riguarda il nostro mare, dobbiamo renderlo balneabile e dobbiamo porre l'attenzione anche sul nostro sistema fognario. Sappiamo che è debole, sappiamo che in mare vengono sversati molto spesso anche nei giorni di pioggia per l'inconsistenza della struttura ormai vetusta fognaria, vengono sversati le acque diciamo di fogna all'interno del nostro mare e non c'è un grande sistema di depurazione, non c'è monitoraggio sui corsi d'acqua, non si sa se viene sversato materiale inquinante, non si sa chi lo fa ed è importantissimo monitorare su questo. Non solo, fare dei nostri spazi verdi il polmone della nostra città, intervenire laddove c'è tanto cemento e non esiste un'aria respirabile anche grazie alla riforestazione. Noi abbiamo un progetto, un'idea che per ora è solo embrionale, che si chiama giungla urbana. Abbiamo mutuato questo termine dall'inglese perché altrove appunto viene definita urban jungle ed è un'opera importantissima perché consente alla città di tornare a respirare, consente alla città di produrre aria respirabile che per il futuro è fondamentale per la qualità della vita. Noi l'abbiamo visto negli scorsi anni, siamo finiti in fondo alle classifiche per la qualità della vita. Uno degli elementi che ci fa salire per quanto riguarda la qualità della vita è sicuramente la qualità dell'aria, la purezza dell'aria. Ecco, queste sono alcune delle proposte che sono uscite in questi mesi di dibattito online. Per la prima volta appunto ci siamo visti in presenza ed è stata una gioia al Porticciolo il 24 aprile perché appunto tante persone si sono conosciute di persona in quel momento e per questo è stato un momento molto importante. Sei vicino al consigliere Giampaolo Lambiase in questo momento, sembra ci sia una spaccatura all'interno della sinistra locale. Coraggio Salerno, come pensa di porsi in questo scenario? Sarà sempre accanto a Salerno di tutti? Allora sì, io ho partecipato con molto piacere ad un esperimento che era quello dell'altra giunta promosso da Giampaolo Lambiase ed è stato un bel esperimento perché diceva una cosa fondamentale: le persone devono poter influire nelle scelte del Consiglio Comunale, nelle decisioni della politica sul territorio e stiamo provando a dire la stessa cosa anche a questa sinistra diciamo salernitana, ma a tutto il mondo civico salernitano. Stiamo dicendo: cambiamo le regole del gioco insieme. Abbiamo lanciato questo appello che appunto si chiama Cambiamo le regole del gioco perché vogliamo riscrivere il modo in cui la politica viene esercitata sul territorio, anche e soprattutto a ridosso delle elezioni comunali. Coinvolgere la cittadinanza
causa pandemia le elezioni amministrative sono state rinviate a cavallo tra il 15 settembre e il 15 ottobre. La parola d'ordine in questa fase non è nomi ma programmi, da dove bisogna ripartire per restituire dignità e decoro alla città capoluogo, anche perché una delle vostre battaglie è proprio il decoro urbano. Sì, diciamo che più che decoro urbano è la rivalutazione di quello che c'è e che non viene sfruttato. Quindi rigenerazione di strutture, spazi, luoghi che non sono vissuti dalla popolazione perché non si crea socialità e non si crea progettazione attorno a quei luoghi. Ripartire da quelli significa valorizzare quello che c'è, che spesso viene dimenticato, magari cade nel dimenticatoio e non si guarda più ad alcuni luoghi che poi sono delle risorse, sono delle ricchezze, se solo si programmasse attorno a quelli. Quindi il nostro primo punto è sicuramente questo. Non solo i luoghi ma anche le persone. Un'altra cosa fondamentale sulla quale stiamo lavorando è la creazione di una città che cura, quindi una città che sia in grado di prendersi cura di se stessa a partire dalle persone più fragili, dalle tante vulnerabilità, le tante marginalità che ci sono nei quartieri. Penso a quartieri all'interno dei quali i servizi scarseggiano, quindi parliamo di sportelli, parliamo di semplici punti informativi, parliamo di uffici comunali che, come nel caso di Mariconda, come nel caso di Fratte, vengono chiusi per scarsezza di personale e non c'è la capacità di creare riferimenti. Le persone hanno bisogno di sentirsi vicine all'istituzione che amministra il territorio, sentirsi vicine ed essere accompagnate, quindi percorsi di reinserimento sociale per chi è in difficoltà. In questa pandemia lo abbiamo visto, ci sono centinaia di famiglie che richiedono il buono pasto, centinaia di famiglie che fanno le file per le mense e per il banco alimentare. Ciò significa che in maniera molto silenziosa ci sono persone che soffrono e che hanno bisogno di essere accompagnate e affiancate in un percorso di ritorno al centro della società. E quindi altro punto importante è quello dei riferimenti di quartiere, dei centri di prossimità. La prossimità è sicuramente una delle parole d'ordine che abbiamo messo al centro delle nostre riflessioni e dei nostri programmi, che saranno anche programmi elettorali. La partecipazione, si fa tanto parlare degli istituti di partecipazione che sono uno strumento tra le mani degli enti locali e che devono essere però resi attuativi. Parliamo da tanto dell'istituzione della consulta della sanità. La consulta della sanità ha visto qualche anno fa, un paio d'anni fa, assenso da parte di tanti consiglieri comunali, ma poi non è mai stata resa effettiva. Non dico che ci avrebbe salvato dal Covid, dalla pandemia, ma sicuramente ci avrebbe dato l'opportunità di gestirla in maniera diversa. Pensiamo ad associazioni, sindacati, personale, dirigenti, pazienti che partecipano in un organo di partecipazione e sono in grado di dire: l'assistenza domiciliare è una necessità, per esempio, oppure in un determinato quartiere c'è una situazione di criticità, dobbiamo intervenire lì. Avrebbe reso il tutto forse più alla portata di chi appunto viene coinvolto sia dal punto di vista lavorativo sia dirigenziale sia dal punto di vista dell'utenza nel servizio sanitario sul territorio. La medicina territoriale è una cosa importantissima. Un sogno sarebbe quello della creazione delle case della salute all'interno dei quartieri. Sicuramente la competenza non è direttamente comunale, però può essere un esperimento da far partire il raccordo tra più enti locali, comprese le aziende sanitarie locali. E questo è un punto importantissimo. La cultura è un altro punto importantissimo. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che si chiama La Città Aperta. La città aperta l'abbiamo chiamata così perché siamo consapevoli del fatto che una città acculturata, una città che produce occasioni di incontro e di scambio culturale, è una città che si apre al mondo, quindi è in grado di accogliere chi viene da fuori anche da un punto di vista turistico, è in grado di dire: il mio turismo si basa sulla cultura, quindi si basa sulla storia, si basa sull'identità, sulla scuola medica salernitana, ma come su tante altre fasi che ha attraversato la nostra città nella storia, non ultimo il Novecento, dimenticato,
un Novecento in cui la città di Salerno è stata polo industriale e poi ha disperso tutto quello che era il proprio potenziale e non è stata in grado di rivalutare i luoghi, e qui ritorniamo sui beni comuni, sugli spazi, sulle strutture. Non è stata in grado di dire di quei luoghi io ne voglio fare una risorsa per il futuro. Esempio su tutti, le Marzotto. Marzotto, uno scheletro, diciamo, dell'industria del Novecento per il nostro territorio, non sono diventate luogo di scambio, di co-working, di opportunità per i giovani. Una cosa che a Berlino, a Lisbona è stata capita, dobbiamo iniziare a farlo anche sul nostro territorio. Per non parlare di tutti i siti che tra il centro storico alto e altre zone della città sono abbandonati a se stessi. E quindi la cultura, ma una su tutte è sicuramente l'ecologia. La riconversione di cui si parla tanto sul piano globale e nazionale, la transizione ecologica deve essere condotta anche sul nostro territorio. Siamo una città di mare, abbiamo fatto le spiagge, dobbiamo fare il mare. Abbiamo una crisi ambientale per quanto riguarda i nostri corsi d'acqua e per quanto riguarda il nostro mare, dobbiamo renderlo balneabile e dobbiamo porre l'attenzione anche sul nostro sistema fognario. Sappiamo che è debole, sappiamo che in mare vengono sversati molto spesso anche nei giorni di pioggia per l'inconsistenza della struttura ormai vetusta fognaria, vengono sversati le acque diciamo di fogna all'interno del nostro mare e non c'è un grande sistema di depurazione, non c'è monitoraggio sui corsi d'acqua, non si sa se viene sversato materiale inquinante, non si sa chi lo fa ed è importantissimo monitorare su questo. Non solo, fare dei nostri spazi verdi il polmone della nostra città, intervenire laddove c'è tanto cemento e non esiste un'aria respirabile anche grazie alla riforestazione. Noi abbiamo un progetto, un'idea che per ora è solo embrionale, che si chiama giungla urbana. Abbiamo mutuato questo termine dall'inglese perché altrove appunto viene definita urban jungle ed è un'opera importantissima perché consente alla città di tornare a respirare, consente alla città di produrre aria respirabile che per il futuro è fondamentale per la qualità della vita. Noi lo abbiamo visto negli scorsi anni, siamo finiti in fondo alle classifiche per la qualità della vita. Uno degli elementi che ci fa salire per quanto riguarda la qualità della vita è sicuramente la qualità dell'aria, la purezza dell'aria. Ecco, queste sono alcune delle proposte che sono uscite in questi mesi di dibattito online. Per la prima volta appunto ci siamo visti in presenza ed è stata una gioia al Porticciolo il 24 aprile perché appunto tante persone si sono conosciute di persona in quel momento e per questo è stato un momento molto importante. Sei vicino al consigliere Giampaolo Lambiase in questo momento, sembra ci sia una spaccatura all'interno della sinistra locale. Coraggio Salerno, come pensa di porsi in questo scenario? Sarà sempre accanto a Salerno di tutti? Allora sì, io ho partecipato con molto piacere ad un esperimento che era quello dell'altra giunta, promosso da Giampaolo Lambiase, ed è stato un bel esperimento perché diceva una cosa fondamentale: le persone devono poter influire nelle scelte del Consiglio Comunale, nelle decisioni della politica sul territorio, e stiamo provando a dire la stessa cosa anche a questa sinistra diciamo salernitana, ma a tutto il mondo civico salernitano. Stiamo dicendo: cambiamo le regole del gioco insieme. Abbiamo lanciato questo appello che appunto si chiama Cambiamo le regole del gioco perché vogliamo riscrivere il modo in cui la politica viene esercitata sul territorio, anche e soprattutto a ridosso delle elezioni comunali. Coinvolgere la cittadinanza.